Ti aspettavamo, madre. Abbiamo atteso tutti l'ora del tuo apparire. Il freddo non ci ha fermati, perché grande è l'amore di questo tuo popolo, e immenso è il tuo amore, o madre. Tutta questa notte il freddo non ci fermerà. Dal venerdì santo a mattina inoltrata, fino al giovedì santo dell'anno successivo, i tarantini attendono il tuo affacciarti, il tuo essere con noi. Chi non è di queste parti non comprende appieno l'emozione di incrociare il tuo volto e seguire quel tuo sguardo che orienta tutti i nostri sguardi verso il cielo. Immacolata Madre di Dio, addolorata, mira il tuo popolo, bella Signora. Sì, perché senza di te noi non siamo il popolo di Gesù. Non si può parlare di Chiesa se non sei presente tu insieme a tuo Figlio. Accade che per la fede le tue lacrime asciughino le nostre lacrime. Ti abbiamo strappato il cuore, Santa Madre, a causa di tanti peccati, eppure tu a noi continui a tenderlo dolcemente e sembri dire con il profeta: vi toglierò il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. Saluto Don Mimino 40, il priore Raffaele Vecchi e tutti i nostri confratelli e consorelle che stanno per porgere a noi fedeli i primi simboli della passione. Voglio incoraggiarli paternamente perché la stanchezza durante la notte non prenda mai il sopravvento, per poter continuare fino al compimento di questo atto di pietà popolare così importante per noi. Vorrei ringraziare tutti gli operatori dell'informazione, i loro editori, che con tanta generosità diffondono i sacri riti e ci permettono così di mandare un saluto a tutti i tarantini che risiedono fuori, agli ammalati, in particolare tutti quelli che nelle case ci seguono, il nostro saluto agli ammalati che hanno bisogno del conforto e della benedizione della madre, a tutte le persone costrette in casa. Ma l'augurio più grande del vostro vescovo è a tutti voi che gremite la scalinata e tutto questo spazio dinanzi alla storica chiesa di San Domenico. Chiedo a Maria di abbracciarvi e di benedirvi tutti. È inevitabile che chi guarda e partecipa alla processione si attenda che chi sta sotto la statua voglia con tutto il cuore, con tutte le sue forze, somigliare per coerenza al simulacro che porta sulle spalle. Date quindi, fratelli e sorelle, con audacia seguito alle vostre buone intenzioni, appartenendo a Cristo con tutta la vita. E come non notare la prontezza di Maria, che per prima qui a Taranto apre le processioni. È la prima processione. Non aspetta, si alza, parte, va incontro. D'altronde Maria, fin dalle prime battute del Vangelo, lega il suo eccomi ad una partenza, verso chi ha bisogno, verso sua cugina Elisabetta. Ella si muove per amore e ci invita a non attendere oltre, a rischiare la notte per i nostri fratelli. Aiutaci a fare come hai fatto tu, ad alzarci, a servire, ad andare incontro agli altri, ad andare particolarmente incontro a chi soffre. Che fede è la nostra se rimaniamo seduti e nel lamento, senza passione per il bene comune? Ci dice Papa Francesco nel documento Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. Così dice Papa Francesco: Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. È colei che ha il cuore trafitto dalla spada e che comprende tutte le pene.
riunisce intorno a sé i figli che con tante fatiche vengono pellegrini per vederla e per lasciarsi guardare da lei. Qui trovano la forza per sopportare le sofferenze e le stanchezze della vita. In questi giorni ho incontrato e confessato tante persone che mi dicevano: «Padre, non ce la faccio più, mio marito è disoccupato, dobbiamo portare avanti la famiglia». E un'altra signora che mi dice: «Ma perché devo patirle tutto io?». E un ragazzo di 12 anni, mi dicono che la fede non serve a niente, ma questi non mi vogliono bene, mi vogliono solo sfruttare. E così tanti altri. A notte fonda, cari amici, non si esce più di casa se non per gravi motivi. Figuratevi quanto sia inopportuno per una donna lasciare la propria dimora da sola e di notte. Maria lo fa perché di urgente c'è la nostra vita, la nostra salvezza. Ella rischia la notte, è una mamma in cerca dei suoi figli. In mezzo alla crisi abbiamo bisogno di tante cose, ma soprattutto abbiamo bisogno di un amore infinito, l'amore di Dio e l'amore della madre. Ma il pianto di questa madre non ci muova solo a compassione, ci muova a conversione, perché ella sa dove trovarci, così come Maria sa dove condurci. A Gesù per Maria, cantano i santi, a Gesù per Maria vogliono inneggiare i tarantini questa notte. Cari fratelli e sorelle, l'addolorata, fasciata nel suo velo nero, raccoglie il dolore di ciascuno di noi con le sue braccia tese, ma promette fin da ora la certezza della resurrezione. Raccoglie il dolore di chi ha visto per causa dell'inquinamento la morte dei propri cari, la malattia dei propri figli, per chi ha visto l'angoscia dei padri che rischiano il posto di lavoro. Sabato scorso ho visitato vicino al ponte Girevole, vicino al monumento del marinaio, gli operai dell'indotto della Marina in profonda angustia per i tagli che stanno per tagliare il loro lavoro e la loro vita. Mi hanno accolti con gratitudine e loro mi hanno chiesto di chiamare il Ministro della Difesa e l'ho fatto subito. E lei mi ha risposto e lunedì sono venuti tutti a ringraziarmi. Grazie Eccellenza Don Filippo perché ci ha visitati, non ci ha lasciati soli. Così fa la Madre di Dio, non ci lascia mai soli. Madre Santa, Vergine addolorata, ti affido tutti questi tuoi figli. Benedici Taranto e in modo particolare questa città vecchia, perché a partire dai bisogni di quelli che ci abitano e con l'impegno di tutti possa risorgere, che la nostra città vecchia con la tua protezione possa risorgere, Madre Santa. Proteggi tutti i figli e tutte le figlie, specie quelli che hanno perso la strada del ritorno a casa. Benedici Maria, le donne della nostra comunità e tutte le donne del mondo. Sappiamo di essere tutti in quel cuore trafitto che tieni in mano e con il quale ci parli. Ti seguiamo, Madre di Dio, con fiducia. Madre di Dio, prega per noi. Madre di Dio, prega per Taranto. Donaci l'amore infinito di tuo figlio. Dona a Taranto, a tutta la nostra terra, a tutta la nostra gente, la tua materna benedizione. Grazie infinite, Madre addolorata, grazie infinite, Madre nostra.